proprietario del giornale Notto sa bene che questa epica competizione potrà aiutarlo a riempire le pagine pubblicitarie del suo giornale. Gli spettatori, più che dalla gara, sono affascinati dai soprannomi dei ciclisti e dai loro volti trionfanti. L'ammazza polmoni. Il gigante di Colombo. Il diavolo rosso. Molti sono affascinati dalle imprese descritte nel giornale di De Grange e preferiscono ignorare la miseria di questi proletari in bicicletta. I pionieri del tour sono partiti senza cerimonie, anzi hanno dovuto affrontare le vatacce notturne e gare della durata di 18 ore, pedalando eroicamente per 470 chilometri. Di riserva sulle spalle, potevano contare sulle sole mani per eventuali riparazioni, sui loro muscoli e i loro occhi per avanzare, fino alla solitudine del Colle del Galibier, leggendaria salita affrontata per la prima volta nel 1911. Fin dagli albori, il Tour de France è stato caratterizzato da dolore e sacrifici, e tutto per qualche premio irrisorio. All'arrivo a Parigi, dopo 5.000 chilometri d'inferno, i pochi reduci con i volti coperti dal fango venivano ammassati senza troppe cerimonie verso la linea del traguardo che le telecamere non si curavano nemmeno di riprendere. Ben presto, francesi e belgi vengono chiamati alle armi. Nelle trincee melmose vengono seppellite tutte le speranze della Belle Époque, inghiottite dalla carneficina della Grande Guerra. Dopo le privazioni e gli eccidi della Grande Guerra, una nuova era prende vita. La Francia vuole tornare a divertirsi e a ridere. Parigi si veste a festa. Dopo una pausa forzata di 4 anni, il tour riparte nel 1919, rinnovato dall'introduzione di nuovi standard. Per permettere al leader in testa di distinguersi dall'anonimato del gruppo, Henri de Grange inventa la maglia gialla, luminosa come il sole. Grazie a questa trovata geniale, il tour alimenta la propria mitologia e il vello d'oro entra nella leggenda. Con o senza maglia gialla, queste statue di fango che si avventano sul pranzo come belve affamate non sono ancora diventate gli idoli che conosciamo. Anzi, sono quasi paragonati a degli avanzi di galera.